Probabilmente lei ha ragione, dobbiamo essere critici, un po' critici nei confronti del governo britannico, ma lasciamolo lavorare. Però l'importante è che l'Europa continui a fare quello che deve fare. Voi avete già nominato il vostro devoto avvocato, è stato nominato l'onorevole Verhofstadt che sarà la persona che negozierà nel Brexit. Guardate questo edificio come un tempio e allora l'alto prete sarà Verhofstadt, un fanatico. Se c'è un solo nazionalista qui in questa sala è proprio lei. Lei vuole veramente tutto, esercito, difesa, è un nazionalista vigoroso europeo. Io veramente sono molto lieto di questa nomina, però è una dichiarazione di guerra veramente per qualsiasi processo di negoziato ragionevole. Lei è dogmatico e dice accesso completamente libero, ma se ci sarà un accesso libero senza tariffe imposte agli uni agli altri dopo Brexit, va bene, però si